cultura urbana buona, strade larghe, viali alberati, eccetera, che i suoi abitanti hanno senso civico pari a zero. Per esempio, guarda, lungo il marciapiede che porta dal viale all'Ipercop c'è un circo, e lì tranquillamente questi hanno utilizzato il marciapiede, che praticamente è un suolo pubblico, per fare gli scarichi direttamente nella fogna. Vedi, praticamente la gente qui ci passa e ci inciampa. Siamo in Corso Giannone. La pavimentazione è stata da poco rifatta usando la quarzite, un materiale avulso dalla tradizione di questa città, che si è sempre caratterizzata per l'uso delle chianche. Già ci sono rotture pericolose per la sicurezza e inspiegabili, vista la recente conclusione dei lavori di rifacimento. Arriviamo al Palazzo degli Uffici Statali e scopriamo che il marciapiede è stato completamente bloccato. Vediamo lo stretto passaggio laterale lasciato dai gazebo dei commercianti e le condizioni in cui le persone sono costrette a camminare. E ci chiediamo se questo sia stato autorizzato dal Comune di Foggia. Scusate, possiamo fare una domanda? È stato autorizzato dal comune la chiusura di questo marciapiede in questo modo? È stata autorizzata dal comune di Foggia la chiusura? Dal comune di Foggia? No, solo chiedo se avete l'autorizzazione del comune per chiudere questo marciapiede. Certo? Grazie. Mi dice per favore se sa come si chiama la villa comunale? Non lo so, della villa. Grazie. Lei sa, signore, come si chiama questa villa? No, assolutamente no. Grazie. Prego. E la villa comunale, conosciuta come villa comunale. Cosa c'entra la villa comunale con il Papa Wojtyła? Lo dovevano fare a Roma. Entriamo nella villa comunale, che accoglie al suo ingresso con questa nuova fontana, peraltro fuori asse rispetto ai due edifici neoclassici laterali. L'architetto Casolaro, responsabile del progetto, si autocelebra insieme ad altri tecnici e alla ditta esecutrice in questa targa di pietra, pratica piuttosto insolita, considerato che si tratta di un intervento pubblico. Le due lapidi laterali in marmo sono molto discutibili rispetto alla coerenza architettonica. Ricordano due cittadini, Diego De Mita e Odorico Tempesta, in un momento tragico per la storia della città, i bombardamenti inglesi che colpirono il 22 luglio e il 19 agosto del 1943. Il 19 luglio l'obiettivo era la stazione ferroviaria, ma l'intero quartiere fu demolito. L'azione si svolse in pochi minuti, fulmineamente, nel momento stesso in cui sibilavano le sirene dell'allarme, sorprendendo le persone nel massimo affollamento lungo le vie. Il mitragliamento fu barbaro e brutale, aggiungeva alle rovine e alle vittime del rione demolito una moltitudine di vittime abbattute per le strade, sui mercati, nella villa comunale, dove molti avevano cercato di nascondersi sotto gli alberi. Il 19 agosto l'incursione si ripete, la più terribile nell'Europa meridionale. Molte centinaia di apparecchi, in sei ondate successive, nello spazio di 2 ore e mezzo, scaricarono su tutti i punti della città migliaia e migliaia di bombe. 20.298 le vittime di questi bombardamenti. I due edifici neoclassici sono chiusi e non relazionati con l'interno della villa. Avrebbero potuto essere un caffè, un centro culturale, un centro d'incontro, uno spazio pubblico, aperto, coerente con il progetto. La villa comunale
pensata nel breve periodo napoleonico e realizzata successivamente in epoca borbonica a modello della Villa Reale di Napoli, è stata costruita su percorsi tratturali con un assetto urbanistico che si relazionava con la città. Aveva un certo pregio, era abbellita con statue, fontane, parterre, mete visive ed era protetta da una cancellata proveniente dalla Villa Reale di Napoli. Il suo spazio interno è stato violentato, frazionato, privatizzato. Sono state piantumate essenze arboree non consone. I recenti restauri non hanno fatto altro che continuare il degrado dei giardini. Soldi pubblici di cui non conosciamo l'entità, ma di cui possiamo immaginare la consistenza, i cui risultati sono una fontana senza acqua, zone chiuse e non usufruibili, una piscina iniziata ed abbandonata, tettoie e recinti di spazi cementificati, scavi archeologici abbandonati, statue e monumenti imbrattati. Ecco per esempio le condizioni del monumento di Salvatore Postiglione ai fratelli Vincenzo e Luigi Biondi, partigiani foggiani uccisi dalle truppe naziste sul colle San Marco di Ascoli Piceno il 3 ottobre del 1943, dopo 3 giorni di combattimenti. Vengono fatti restauri insensati, a pezzi, non inseriti in un insieme organico di interventi mirati alla salvaguardia dei giardini pubblici della villa comunale. E allora a chi e a che cosa davvero servono questi interventi? Il rinvenimento casuale di un insediamento neolitico che si allarga da qui fino all'area dell'ippodromo, dove non sono ancora stati eseguiti sistematici lavori di scavo, dimostra che questa parte di territorio è stata antropizzata tra il V e il IV millennio a.C. Dal 1996 gli scavi sono stati iniziati, immediatamente interrotti, e l'area all'interno della villa comunale non è visitabile né valorizzata. Ma di interventi che sono costati fondi pubblici e privati, ce ne sono molti nella villa comunale. Gli ultimi risalgono a luglio 2010. Quello che accomuna gli interventi sono i risultati, l'abbandono e la non fruibilità degli spazi. Questo, per esempio, avrebbe dovuto essere un percorso di essenze per non vedenti. Vediamo dei pannelli con iscrizioni in braille. Le essenze non ci sono più. Il percorso non è più fruibile ed è chiuso da tempo. Ed ecco le nuove piantumazioni in un altro spazio recintato e non fruibile. Si nota l'assenza di qualsiasi manutenzione. Anche questi sono finanziamenti spesi in una sequenza incredibile di interventi che invece di migliorare le condizioni di questa villa comunale hanno sottratto spazi verdi alla città. Il bar, un nome e un programma. I parterre, ancora delimitati e visibili nella zona centrale della villa, erano inizialmente ornati da piante, aiuole, erbe e arbusti che consentivano il raggiungimento visivo della meta rappresentata dalla fontana e dal tempietto. Tale effetto non c'è più, data la presenza di queste palme piantate negli anni 50. Ed eccoci arrivati alla fontana, la meta, che si riesce a vedere solo a 100 metri di distanza. La fontana non funziona, restaurata da un anno, non funziona. Ma vediamola da vicino, la grande opera di restauro. Sono state eliminate le isole su cui si riposavano cigni e germani reali, rendendo vivo il luogo. Di fatto la fontana è stata violentata in questa reinterpretazione.
Questi erano i passaggi da cui si riusciva ad arrivare sotto le cascate della fontana. Ristrutturati, abbandonati, distrutti. Da qui, dalla fontana, partivano quattro filari di alberi di essenze diverse, di diversi colori durante le quattro stagioni, che consentivano di godere il percorso fino all'ingresso. La villa di Napoli mantiene queste caratteristiche, che invece qui a Foggia non sono mai state ripristinate. Il tempietto era la meta finale del percorso dei giardini pubblici, un tempietto neoclassico che, meglio che Giuseppe Rosati, avrebbe potuto con maggiore coerenza ospitare una statua neoclassica. Qui a Foggia i fan di Lord Byron si sprecano. Siamo alla fine della villa. Questo dovrebbe essere il giardino all'inglese, dove invece la recente piantumazione ha creato uno spazio assolutamente poco verde, che ci conduce lentamente alla piscina olimpionica, iniziata e mai terminata, abbandonata a se stessa dal momento in cui è stata costruita. Qui c'era un orto botanico che è stato distrutto per lasciare spazio agli scavi della piscina. Forse gli anelli dei tronchi di questi alberi potrebbero dirci da quanti anni l'area è lasciata in queste condizioni. Nonostante si continui a spendere soldi, nel maggio del 2011, per esempio, la Regione Puglia ha stanziato ben 730.000 euro per sanare due progetti, il Parco San Felice e questa piscina. La civica amministrazione al ferroviere Foggiano, distintiva presenza nella vita, della tradizione e della storia della città, con la testimonianza assidua e nobile di dedizione a capo, completa nel lavoro fino all'eroismo, anno 1985. Ed ecco un'altra gabbia in cui si sottrae giardino al giardino. Ricordiamo che i lavori a cui facciamo riferimento sono terminati nel luglio del 2010, ma sono durati ben 4 anni. Il risultato di questo intervento sono questi due ampi spazi cementificati, recintati e inutilizzati. Ed ecco una testimonianza, forse l'unica, delle atrocità dell'ultima guerra, in questo palo che ha resistito fino ad ora, attraversato dai proiettili dell'artiglieria. Unico monito ignoto contro tutte le guerre. Un altro spazio sottratto al giardino è lo spazio dato in gestione ai dipendenti dell'ATAF, che come parte integrante della villa dovrebbe essere restituito alla possibilità di uso collettivo. Usciamo dalla villa comunale per seguire la nostra passeggiata foggiana, inseguendo i finanziamenti utilizzati, o sarebbe meglio dire sprecati, negli ultimi anni. Questa è la fontana di Piazza Cavour, uno dei monumenti di pregio della città, costruita per celebrare la messa in funzione dell'acquedotto pugliese nel 1924 e restaurata nel 2007. Caratteristica del restauro? Lo spreco di materiali e dei finanziamenti. La vasca centrale è stata tagliata in 6 parti e reinterpretata con questi zampilli esterni che confondono quelli interni preesistenti. Zampilli che non hanno senso e snaturano completamente la fontana. Un intervento di pulizia e sostegno sarebbe stato senza dubbio maggiormente coerente. Un'altra perla di restauro è Piazza Italia. La fontana è stata spostata da Piazza Umberto Giordano. Il gruppo scultorio che la rappresenta era di facile lettura. L'acqua, oltre a formare alla base interna una serie di zampilli, scendeva dalla Vittoria Lata che si trova sul cuore, bagnando i 3 personaggi che rappresentano la maternità, il lavoro, la difesa della patria. I 4 putti bevevano di quest'acqua. Il simbolismo, quanto la firma sul monumento di chiara epoca fascista, è evidente, per quanto discutibile. La reinterpretazione del restauro ha cambiato completamente la lettura del messaggio.
Qui siamo in piazza Umberto Giordano, famoso musicista foggiano immortalato nella sua figura centrale e nelle opere che lo circondano. Qui c'era il monumento ai caduti che oggi si trova in Piazza Italia. Gli elementi sono architettonicamente insignificanti, con uno spreco enorme di materiali pregiati e di tagli costosi. Incredibile il gioco del pavimento che porta ad un punto centrale, su cui logicamente avrebbe dovuto trovare posto la statua di Umberto Giordano, e che invece perde completamente la sua funzione. Ed eccoci qui nella Piazza del Teatro. La piazza è stata rifatta, ma un disegno assolutamente irrazionale. Anche qui non sono state riutilizzate le vecchie chianche e si è creata una centralità che non ha senso rispetto al teatro. Il teatro è chiuso da più di 5 anni per restauro. Direttore dei lavori lo stesso funzionario Casolaro, autoimmortalato nella pietra della villa comunale. La ditta appaltatrice sostiene di avere un credito di 2 milioni di euro dal comune per lavori effettuati e, secondo il comune, non autorizzati. La ditta sostiene che il direttore dei lavori era al corrente degli interventi. Riusciamo ad entrare nel teatro. Gli affreschi nell'atrio sono stati coperti nella parte bassa da una pittura bianca. Decisamente un restauro molto, ma molto discutibile. E qui vediamo in queste foto com'era questa sala, com'era la sala Fedora. La coerenza cromatica tra i marmi dei pavimenti, i tendaggi della sala, dove era in mostra il pianoforte di Umberto Giordano, anche questo attualmente in restauro. Questo che vediamo qui non è l'originale. Le tende pare che siano state buttate, i tessuti delle pareti sostituiti e i pavimenti di marmo coperti da questo legno di scarsissima qualità. Ed eccole qui le chianche di cui abbiamo tanto parlato, di colori e forme diverse, tradizionale pavimentazione della città, purtroppo non valorizzata dagli interventi di ristrutturazione che hanno caratterizzato questi anni. Infatti è l'unica chiesa che ha un soffitto a cassettoni, tutto dorato, fatto dalla Fontana, la scuola del Fontana. E questa chiesa è assolutamente chiusa, invedibile. E si diceva che c'è un altare? Un altare del 1660-70, realizzata dalla grande famiglia Vaccaro e il Righetti, un altro scrittore napoletano della stessa cerchia di Vaccaro. Che è stato restaurato? Sì, è stato restaurato l'anno scorso, di recente, dalla sovrintendenza, e quindi dai dei buoni e valenti restauratori che sono usciti dalla grande scuola dell'opificio delle pietre dure di Firenze e che lavorano a Pietramonte Corvino, in una bottega, hanno lì il centro di restauro. Ah, quindi sono pugliesi? Sono pugliesi che hanno vissuto in Toscana perché hanno lavorato vincendo il concorso e facendo scuola all'opificio delle pietre dure. Alla nostra sinistra ci sono gli ipogei, secolo XIII-XVIII, assolutamente chiusi. C'è un numero di telefono a cui abbiamo telefonato e ci è stato detto di chiamare dopo il 7 di gennaio perché in questo momento non c'è nessuno qui a Foggia che possa avere le chiavi e che quindi ci possa far visitare questa assoluta meraviglia. Sotto, chissà che ci starà qui sotto, perché qui siamo al palazzo, sì, sì. Palazzo Imperiale di Federico II. E questo via Palazzo comprendeva tutta la parte dove c'è il Teatro Giordano, quindi tutta l'area, la chiesa dove siamo andati prima e così via. Quindi lascia immaginare. È quasi un quarto, quasi un quarto della città. Probabilmente 3-4 piani e cortili. Sicuramente già 3 metri, 4 metri, anche più, ci sono tutte le fondamenta.
sotto la chiesa del Purgatorio dei Morti, lì c'è proprio ancora il palazzo di Federico II, ci sono i pozzi e le vasche con l'acqua ancora. L'anno scorso, durante il restauro, i sommozzatori da Roma hanno trovato le botole giù con dell'acqua profonda, una quindicina di metri. C'è l'acqua sotto, il canale, ancora. Da più parti si ritiene che l'imperatore Svevo fosse solito trascorrere gran parte dei mesi più freddi dell'anno a Foggia e nel resto della Capitanata, mentre nel periodo estivo si tratteneva nei luoghi meno caldi, in ogni modo non molto lontani dal tavoliere. Nel 1223 eresse a Foggia questo magnifico palazzo, su progetto dell'architetto Bartolomeo da Foggia. Sembra che il palazzo si estendesse su di un'ampia superficie, presumibilmente nei pressi dell'attuale via Arpi, che avesse giardini, fontane, sculture e che gli interni fossero costituiti di ampi saloni rivestiti di marmi preziosi e che adesso fossero annesse scuderie, magazzini e stalle. Il palazzo De Maio de Vita de Luca, un palazzo del centro storico della città di Foggia, costruito nel 1545 in via Arpi. La cattedrale è anche questa chiusa per restauri da circa 6 anni. È uno dei gioielli dell'architettura romanica dell'Italia meridionale. Fu costruita nel 1170 su progetto dell'architetto Bartolomeo da Foggia. Nel 1731 fu gravemente danneggiata da un terremoto. Gli architetti dell'epoca decisero di restaurare con uno stile barocco la cattedrale, mantenendo però gli elementi architettonici della costruzione romanica, per cui sarebbero tuttora visibili, se non fossero da molti anni coperti, elementi notevoli di stile architettonico romanico. In particolare i prospetti di pietra squadrata scolpita e il prezioso cornicione con altorilievi allegorici e il portale di San Martino. Interessante, se si potesse vedere, la presenza di marmi policromi dell'arte napoletana del XVIII secolo. Una vera perla, nascosta da anni agli occhi della cittadinanza e del turismo.